Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 21 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giornata grandiosa per voi idealisti. La punta di spada di Marte che ha appena cambiato segno entrando nel focoso Leone, oggi lotta fianco a fianco con voi in sostegno dei vostri ideali più belli, ad affilar vela man mano che si consuma, l'amico Plutone in sestile. Nei confronti degli altri, dal partner ai vostri rivali, contate su un sostegno planetario d'eccezione, peccato che la Luna all'opposizione non vi faccia buon gioco e tanto meno Saturno impietoso in quadratura. Alla grande dunque viaggi, svaghi e per chi è in pista anche il lavoro, soprattutto sul fronte commerciale, il vostro carisma non fa una grinza, mentre tempismo e velocità sostengono le vostre imprese. Sportivi all'arrembaggio, sia impegnati in scarpinate da fuori classe, si con gare con avversari del vostro calibro, non è escluso un risultato di parità, in ogni caso sarà una bella partita, che vi soddisfa ringalluzzendovi. La delusione per qualcosa ha preso o prenderà il sopravvento in voi, scarsa fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Promesse che illudono, illusione, false speranze, persone che illudono. I single attraverseranno un periodo difficile, disincantati e delusi per le troppe inutili promesse e le speranze male riposte. Stress che non vi abbandonerà, sentite il peso di alcune responsabilità che avete. Spesso ve ne fate un problema, ma sempre più frequentemente state perdendo di vista il vostro obiettivo. Siate estremamente prudenti se siete in procinto di chiedere un prestito o un mutuo per la casa. Mercurio e Giove sono, è vero, in aspetto favorevole, ma Marte potrebbe tirarvi qualche brutto scherzo mettendovi fretta. Forte immaginazione. Buon umore. Sarai estroverso, dolce, affettuoso. Cerca di riposarti il più possibile in questo giorno. Una lieta notizia se sei nato di domenica. Se negli ultimi tempi le cose con il partner non sono andate per il meglio, cercate di aprirvi al dialogo. Nella vita affettiva lasciatevi guidare dalle emozioni, buttandovi alle spalle dubbi e preoccupazioni. Considerate che la monotonia e la routine quotidiana potrebbe oggi particolarmente abbattervi, lasciate perdere tutto e dedicatevi a qualcosa che vi piace. Favorite le serate tra amici. Siate pronti a coinvolgere amici e conoscenti in una battaglia che vi sta particolarmente a cuore. Con il loro aiuto sarete sicuri di ottenere ottimi risultati. In fin dei conti in cuor vostro sapete di aver già vinto, ma sarà meglio condividere la vittoria con altri. Ottimi i rapporti con gli amici e i colleghi. Forma fisica eccezionale. Cerca di socializzare. Nuove conoscenze che risulteranno utili e importanti. Bene spostamenti e viaggi. Casa e famiglia saranno importanti. Sensazioni strane. Soluzioni. Dopo alcuni giorni di tranquillità oggi potrebbe esserci uno scossone emotivo. Un'intesa si cementa e si intravede un periodo di serenità e pace per voi. Ottimi i rapporti con colleghi e collaboratori. Avrai un atteggiamento insicuro e dovrai riflettere molto prima di agire. Evita l'istinto. Solitamente il vostro fascino viene subito notato, ma poi anche facilmente dimenticato. Se vi state immischiando in una nuova storia d'amore in questo periodo, nella giornata di oggi ne scoprirete delle belle. Quindi preparatevi alle sorprese che odiate di più. Evitate le polemiche e le rivalità sul lavoro, potrebbero avere spiacevoli conseguenze. La vostra mente è molto attiva in questo periodo, siete estremamente confusi per quel che riguarda le questioni lavorative, tuttavia andate avanti per il vostro percorso senza che gli ostacoli vi abbattano. Bel momento di grazia celeste con l'aspetto benefico che vi dona oggi Marte che entra nel segno amico del Leone e vi resta fino al 10 luglio. Ne sentirete gli effetti se siete nati nel mese di novembre intanto. Momento di grande coerenza, impegno, costruttivo dinamismo in ogni settore vi vogliate provare. La forma fisica è ottima e gratificata sempre da Marte che vi dona prontezza di scatto e riflessi muscolari di prim'ordine. Quant'è fastidioso Saturno Sparagnino in quadratura nel settore relativo alla casa e alla famiglia, tutto risicato a causa di spese pregresse effettuate senza testa.
A frenare le vostre idee balzane anche la luna in gemelli all'opposizione vi sorveglia con occhio feroce. Col partner potreste andare d'amore di d'accordo, non fosse per i soliti suoceri rompiscatole a rompervi le uova nel paniere. Di buono c'è che la bianca signora oggi forma un bel trigono corroborante con l'amico Plutone, esperto di viaggi, di letture profonde, di spettacoli interessanti, quelli che aiutano a riflettere. In più a movimentarvi la serata entra in scena Marte, che proprio oggi passa in Leone, segno grintosissimo, entusiasta, focoso, ottimo amico del vostro amore ed Eros. Al centro dei vostri pensieri il partner, con il quale interagite con uno scambio dialettico di stimoli ed emozioni. Beghe tra vicini da risolvere quanto prima, sbraitarsi contro non fa che fa che fomentare tensioni e il rancore quando si incista è difficile da lavar via. Un po' di burrasca in vista, ma niente che non possa essere risolto. Cercate un po' di tempo per stare insieme e parlare in tranquillità. Non agite per peggiorare la situazione, protraendola troppo a lungo. La luna, tecnicamente negativa dal segno dei gemelli, vi prepara in una partita di coppia in cui state sfoderando tutte le vostre tipiche armi di seduzione. Ma se festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 28 novembre, il pianeta della conquista erotica, vi fa arrivare, sia pure con un minimo di fatica, alle mete desiderate, usando mezzi suadenti, morbidi, insoliti, anche se diretti. Se avete una relazione consolidata, la vostra tendenza a guidare e a dare iniziative, vi porta a organizzare un viaggio, servendovi dell'elemento sorpresa, insieme alla vostra dolce metà guadagnandovi, così la sua appassionante condivisione e tutto il suo affetto. Lavoro e denaro? Domenica pieno di tante attività, ne fate di tutti i colori, corse, scarpinate, pedalate, ballo, scorpacciate di emozioni immersi nella natura. Se il partner gradisce di accompagnarvi bene, altrimenti pazienza, partirete da soli, divertendovi comunque un mondo. Serata danzante, festa di piazza, spettacolo cinematografico o teatrale, tutto vi parla, vi racconta, vi insegna, merito vostro che siete così ricettivi, smaniosi di imparare e di mettervi in gioco. La vostra è la curiosità dell'esploratore, mai sazio di conoscere e di scoprire. Non tutti hanno il coraggio di farlo, per questo vi invidiano un po'. Il vostro coraggio e la vostra personalità vi faranno conquistare punti importanti oggi. Non abbiate paura di brillare, vi farà guadagnare grandi consensi con i datori di lavoro, o potenziali tali. Un approccio energico è il migliore e verrà naturalmente. Un balzo in avanti nella carriera professionale è oggi nell'aria, confermandovi la bontà del modo di procedere nel periodo appena trascorso. Se nati dal 24 al 28 novembre un momento di svolta vi attende. Benessere. Sani, robusti e pimpanti, tutte le carte in regola per compiere grandi imprese o lanciare sfide importanti, sia nel mondo dello sport che nella natura. Nessun rischio reale, solo piccoli fastidi, causa di nervosismo e scatti di nervi. Occhio agli strappi muscolari, se non siete più che allenati evitate di fare il passo più lungo della gamba. I sentimenti intensi che possono aver avuto inizio ieri diventeranno un po' più intensi oggi. Se ti stai godendo questa energia, regalati un po' di libertà con una breve corsa dopo il lavoro. Per lei, rivalità più o meno comprensibile, anche se in realtà immotivata, la vostra è una pura fissazione, che vi rende attive e adrenaliniche contro ogni logica. Per lui, trattativa condotta con grinta e determinazione, ovviamente la vincete voi, nati per la discussione da cui trarre vantaggio immediato. Colore delle emozioni, rosso India. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.